...... Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 Giorni a Leoni. Oggi è martedì 9 maggio, sono le 8.06 e questa mattina siamo in collegamento con Cosimo Massaro. Ciao Cosimo, come stai? Ciao caro Riccardo, saluto te e tutti i leoni che ci stanno guardando in questo momento. E Paolo Borgognone. Ciao Paolo, come va oggi? Buongiorno, buongiorno ragazzi, sto bene e grazie per l'invito. Paolo, iniziamo subito a questa notizia, la prendiamo dal... Secolo XIX, Covid e influenza, a ottobre due vaccini, in Liguria 666.000 casi da inizio, pandemia, Ansaldi, situazione stabile, 100 di ricoverati in media, solo il 30% ha sintomi, mascherine e tamponi, nuove regole, Gratarola, test solo con segnale di infezione. Bene, ci riprovano e come andrà Paolo Scuonotà? Ma sembra che l'orologio della storia sia tornato indietro di tre anni. E beh, naturalmente, se ci sono, come ci sono naturalmente, degli interessi eh, importanti di natura eh, politica, economica eh, e quant'altro, è chiaro che ci riproveranno ogni volta, ogni volta in cui eh, con l'approssimarsi della stagione autunnale, della stagione più fredda, naturalmente ci saranno delle... Delle infezioni polmonari, delle infezioni respiratorie che coinvolgeranno la popolazione, come è normale che sia, come è sempre stato eh, dalla storia del, eh, de, de, dell'umanità. Ecco, e eh, naturalmente questa, questa eh, situazione verrà cavalcata per arrivare a una un risultato a un, che dà profitto, che dà profitto sotto vari punti di eh, vista. Guarda. Poi, naturalmente, il test l'hanno già fatto sulla popolazione, hanno visto che c'è una, una certa eh, responsività, ecco, e, e provano nuovamente eh, a cavalcare quest'onda. Poi, credo che comunque eh, possa anche esserci una, diciamo così, una disaffezione, ecco, nei confronti eh, della narrazione in corso, perché. Perché comunque sta diventando un po' obsoleta, dovrebbero fare qualcosa, diciamo così, per cambiare un po' le carte in tavola e per cercare di eh, coinvolgere nuovamente eh, le persone nel loro, nel loro giochino. Perché comunque, dopo tre anni e soprattutto dopo tre anni in cui. Tantissime persone si sono accorte di non avere particolari problemi con eh, le infezioni respiratorie, non più di quanti ne abbiano avuti negli anni passati, dipende sempre dai soggetti colpiti, questo è chiaro. Un... Un uomo di 98 anni con la polmonite può avere più problemi rispetto a un ragazzo di 40, se eh, no, magari anche più patologie, insomma, può avere più... però si sono resi conto di avere molti più problemi e di aver avuto molte più, chiamiamole così, sorprese negative con eh, le benedizioni rispetto all'influenza, eh, ecco perché l'influenza... Comunque, una malattia che è un'infezione che può essere curata, eh, soprattutto nei soggetti sani e giovani, può essere affrontata con poco, eh, mentre queste, mh, queste somministrazioni di farmaci completamente sperimentali, mai testati sull'uomo e realizzati con tecnologie. Su cui eh, quello che sappiamo non è rassicurante, beh, e non te lo possono estrarre, eh. mentre l'influenza può passarti, questi non te li possono estrarre. Per cui eh, il problema non è solo adesso, perché adesso eh, sono passati un, un due o tre anni, un paio d'anni e già comunque siamo di fronte a, delle, eh, a dei drammi personali, eh, pubblici, privati, eh, familiari, chiamiamoli come si vuole, perché ci sono stati eh, parecchi morti e parecchie persone che hanno perso la salute, alcuni anche per sempre. E, mh, il problema è cosa succederà sull'organismo umano eh, in un periodo di tempo ragionevolmente più lungo rispetto alla somministrazione, questo non lo sappiamo e non possiamo saperlo in quanto non è mai stata fatta, eh, una, non, un, è, è, è completamente inedita questo tipo di, eh, di eh, sperimentazione, soprattutto è stata fatta su larghissima scala e, e questo non fa altro che provocare dubbi e anche una certa preoccupazione. Cosmo, ti leggo una parte dell'articolo. La pandemia è finita, ma la campagna vaccinale contro il Covid verrà riproposta. Anche in Liguria, perché il virus è rimasto tra noi. Lo ha confermato ieri il direttore generale di Alissa, Filippo Ansaldi. Il modello sarà quello dell'ultimo autunno, senza se ma senza più gli hub vaccinali, ormai tutti dismessi. Il vaccino contro il Covid verrà offerto in combinazione con quello anti-influenzale, che sono le stesse modalità. Vai Cosmova, allora, Riccardo, ehm, cioè questo, questo schema dobbiamo pensare che il sistema non lo abbatterà facilmente, cioè, nel senso lo terrà in piedi. Cioè, L'arma batteriologica, virologica e poi il sistema di cura con i vaccini fa parte del loro sistema organizzativo. Io ho scritto un articolo qualche anno fa quando anche nella Commissione europea. Si parlava oramai di cure che dovevano essere effettuate solamente attraverso l'utilizzo dei vaccini. Cioè quindi questa politica oramai è pianificata, non possiamo, sai, pensare a ah, oramai è scomparso tutto, a ah, oramai, sai, hanno uh, allargato un po', hanno allungato le briglie e quindi siamo tranquilli, cosa che tanti hanno pensato. Però questo non significa. E io per cercare di tirare sempre su anche il morale, perché è fondamentale, no? Quando dico e ho detto spesso, ragazzi, siate felici perché abbiamo già vinto la battaglia, almeno una buona parte della battaglia, avendo consapevolizzato che cosa stanno combinando. Perché questa è già la prima vittoria che noi abbiamo affrontato, cioè nel non cadere nella trappola che poi sono cadute. Tantissime anime in questa trappola, e nel voler credere a questi signori, come disse anche Monsignor Vinò, non pensate che stanno facendo il vostro bene. Quindi, questi governanti non stanno facendo il nostro bene, stanno andando in direzione appunto di quell'agenda globalista che mira sicuramente anche alla depopolazione, soprattutto poi delle popolazioni indoeuropee come diciamo spesso. Quindi, da questo punto di vista, io, per me nulla di nuovo, cioè, queste cose ci saranno. Sta solamente a noi capire come volerle affrontare. Innanzitutto affrontandole con uno stato d'animo sereno. Ma tu dici: come fai? Ma bisogna farlo, cioè bisogna capire e, e cercare di vivere in uno stato di serenità. Nel momento in cui affronti la battaglia da un punto di vista del trascendente, con una visione che va oltre solo la dimensione terrena, si è in grado anche di affrontarla con una certa serenità. Non bisogna avere paura. Non bisogna avere paura perché, se no, le paure ci mettono nello stato di, eh, come dire, di sconforto, di bassa frequenza e, in quel caso, abbiamo perso la battaglia o l'incontro che stiamo affrontando su un ipotetico ring. Ecco, quindi questa cosa non mi risulta. Non mi dice niente, cioè io capisco e so che questi procederanno avanti perché i loro sistemi sono questi. Come portano avanti anche cambiano le politiche, cambiano le politiche, cambiano i governi, le politiche rimangono le stesse. Le scie chimiche le vedremo sempre sopra le nostre teste. Per adesso dobbiamo ancora temporeggiare e avere pazienza. Voi dite ma come possiamo avere pazienza dopo due, tre anni che hanno fatto questo? Ragazzi, personalmente sono vent'anni che ho pazienza e non mi hanno abbattuto. Ho passato anni duri quando ho consapevolezzato alcune cose che sono state male e mi hanno reso più forte, mi hanno reso più forte e mi hanno preparato a questi anni. Cioè bisogna avere serenità, pazienza che prima o poi, ripeto, non vinceranno anche sul piano terreno. Di questo ne sono certo, ma sul piano spirituale, per chi ha una visione verso il trascendente, eh, a me mi fanno un baffo obiettivamente. Che mi possono fare? Mi vogliono venire a punturare e ritorniamo, punto a capo. Potranno passare sul mio cadavere se vogliono punturarmi. E che, che non ma mi fanno cercando, paura. Stanno eh. cercando di sfruttare. Ancora il vaccino anti-influenzale perché quello bene o male, diciamo che è rimasto ancora come buono per una vasta parte della popolazione per infilarti quello del covid. Perché se dessero quello da solo ovviamente nessuno lo farebbe. E quindi ci danno questa bella quinta dose secondo me appunto con quello anti-influenzale. ripeto, il concetto dei vaccini oramai deve entrare in uno schema fisso cioè loro mirano a questo poi se vogliamo eh, sappiamo anche cosa sta facendo cioè dico, i poteri che vogliono dare all'OMS no? ne abbiamo parlato in altre puntate decideranno loro al di sopra degli stati, quindi gli stati, i governi li metteranno proprio da parte e poi vediamo chi finanzia l'OMS da Bill Gates oppure tutti gli istituti privati, da Big Pharma e quindi cosa vogliono fare? Ti danno il virus e dall'altra parte ti danno il vaccino, come fanno con i computer, no? Creano i, i virus per i computer dall'altra parte ti vendono l'antivirus. lo, schiena, lo schiena Fatto Paolo che abbiano dismesso gli hub vaccinali, quella è una ottima notizia, anche se mi viene a pensare che chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, quello che devono fare l'hanno già fatto. Purtroppo. Sì, appunto, il, il test sulla popolazione l'hanno fatto, l'hanno fatto per... Motivi che ormai conosciamo perfettamente, no? eh, Una politica di militarizzazione della società per preparare poi eh, la popolazione a uno scenario successivo di guerra, la stessa corsa agli hub vaccinali, eh, eh, così ha, ha assunto in qualche modo le, le dinamiche, le, le tempistiche, eh, per certi versi anche le modalità, ricordiamo che il tutto era stato gestito da da un generale, ecco, eh, le tempistiche, le modalità del, dell'arruolamento quasi, no? E c'è stata questa disponibilità di, da parte di, una, di un segmento molto consistente della popolazione a, ad arruolarsi, previa campagna mediatica martellante sul fatto che chi non si arruolava era eh, un disertore, è stata utilizzata proprio questa parola, sono stati utilizzati tutti i termini eh, del gergo militare, eh, attenzione, del gergo da... Da caserma, disertore, fucilazioni, eh, eh, guerra, eh, piombo. arruolamenti, piombo: sì, 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 tutti i termini del gergo militare. Guarda caso, eh, è stata proprio fatta una, una campagna ad hoc per poi sensibilizzare, chiamiamolo così, preparare, addestrare. È stato utilizzato anche questo termine: la popolazione a comportarsi in una certa, in una certa maniera. Anche naturalmente con tutti i rischi connessi a a un arruolamento e a una irregimentazione sociale, tant'è vero che i rischi ci sono stati, ci sono tuttora, hanno provocato anche parecchi lutti, e però il, il, il grande, la grande esercitazione ha dato, ha dato i suoi frutti. E, e ora possono, diciamo così, mh, tirare, tirare le somme e vedere. Questa fotografia, no? questa fotografia di questo grande test di massa sulla popolazione, poi naturalmente hanno eh, anche fatto questo, in, in questo lavoro. No? E siccome in Italia c'è stata, e eh, non solo in Italia, ma anche in Italia, una grande fetta della popolazione, comunque eh, più grande di quello che ci viene detto, che non ha invece eh, ceduto alle sirene dell'arruolamento e che comunque per un motivo o per l'altro si è eh, sottratta al processo di regimentazione sociale. Bene, cosa hanno fatto? Sempre nelle logiche di, una, di uno scenario di guerra, di, una, di un contesto di eh, mobilitazione di una fetta della popolazione contro un'altra, non hanno fatto altro che eh, instillare in una parte della popolazione l'odio nei confronti dell'altra. L'odio non solo, il disprezzo è anche... Ehm, una certa idea di questa parte della popolazione resistente come se fosse una specie, eh, una sottospecie, una, eh, una, una subumanità. Non questa parte della popolazione non fosse riconoscibile nella comune umanità. E, e per cui anche questa rientra nella dinamica di guerra: il trovarsi di fronte a un nemico interno, un sabotatore interno, saperlo riconoscere, saperlo affrontare senza farsi troppi scrupoli e senza ricorrere. Senza fare ricorso no, eh, a quella empatia diciamo così, che ci permette di riconoscere nel prossimo eh, un nostro simile. Ecco, il prossimo, che non, ha, non si era sottoposto alla benedizione, non era più un nostro simile, era un sabotatore interno che, come tale, sempre in una prospettiva di guerra, doveva essere combattuto ed estirpato. E beh, eh, se non siamo di fronte a una eh, grande esercitazione di massa con tutti i dispositivi possibili eh, degli apparati militari. Eh, se, non siamo, se non lo siamo stati adesso, eh, mi chiedo quando lo saremmo ecco. eh, perché, eh, o quando lo siamo stati, perché più di così, eh, di fatto, con le tecnologie e i mezzi a disposizione oggi non si poteva fare. L'ex concorrente del grande fratello Monica Siriani, poverina, muore a 37 anni, colta da un malore in un bar. Normalissimo, Cosimo. È niente, questa no. diciamo tra virgolette quella forza della verità che smaschera l'oscura menzogna, cioè questi sono dati di fatto che anche il vicino di casa, che ha creduto a tutto ciò che gli hanno detto, prima o poi eh, dovrà capire qualcosa, magari non lo capiranno tutti purtroppo, però già più di qualcuno lo comincerà a capire. Perché non è una, cioè, una cosa normale quanto sta accadendo. Ecco perché anche noi dobbiamo cercare in tutti i modi sempre con quell'amore verso il prossimo di uscire da quella bolla in cui ci hanno chiuso no? facciamo le manifestazioni e ci chiudono in una bolla stiamo in rete e ci chiudono in una bolla dove parliamo e ce la cantiamo sempre solo fra di noi dobbiamo trovare delle soluzioni di uscire fuori da questa bolla per cercare di comunicare il più possibile anche con gli altri che comunque meno male voglio dire ci stanno, eh, ci stanno comprendendo oggi eh? hanno visto che Tante cose erano vere, solo che non arrivano le informazioni, perché vedi, questa è la falsa libertà che ci dicono. Ah, ma tu se non, se non vivessi in un paese libero non potresti dire tutte le cose che hai detto, che abbiamo detto in piazza, che abbiamo, che abbiamo fatto. Ecco, il problema non è quello che ce le fanno dire, il problema è che non ce le fanno ascoltare dall'altra società. C'è cioè, il problema, è quello che ci hanno eti etichettato come complottisti, terapeutisti, negazionisti e tutte quelle balle che dicono. E il problema è che non ci fanno andare nei canali ufficiali perché se andiamo nei canali ufficiali ti mettono te solo con un plotone lì che ti attacca come hanno sempre fatto. Ecco il problema è che ci chiudono appunto in quella bolla e non ci fanno comunicare all'esterno e quindi parla la loro scienza, quella scienza vacata e pagata. Dagli stessi sistemi, quindi parlano coloro che si sono asserviti. Quindi tutto questo, comunque, porterà risultati a, alla verità, perché purtroppo è un dato di fatto tutto ciò che sta accadendo. E, e comunque, eh, io mi auguro che sempre più persone ne prendano consapevolezza, indipendentemente da questo. Dovessi rimanere solo, rimarrò e porterò avanti la mia battaglia per quello in cui credo. Perché ripeto e ribadisco sempre, una battaglia eh, deve essere combattuta, se lo merita bisogna portarla avanti, indipendentemente se si è soli, in cento, in mille o in un milione. Quindi noi stiamo facendo il nostro dovere, perché lo sentiamo Paolo, in corso. Paolo, quanti Green Pass falsi ci sono stati in giro? Altre indagini su Pistoia, falsi Green Pass, altri 14 pazienti Novax domani davanti al giudice. Penso allora, eh, la mia esperienza personale è che non, non ho mai avuto, non ho mai voluto avere a che fare eh, con Green Pass né veri né falsi né eh, di alcun tipo, per cui eh, durante tutta la vicenda io ho continuato a cercare di vivere il più possibile. Uh, in termini esattamente uguali a prima, naturalmente, ho, mi sono scontrato con tutta una serie di restrizioni, limitazioni e uh, impedimenti che mi hanno naturalmente non eh, andare in posta, Paolo. Eh, eh, infatti, in posta. Eh, eh, mi hanno fatto cambiare eh, molte cose del mio stile di vita e mi hanno costretto a eh, dicevo, ho continuato a cercare. Eh, dal punto di vista mentale di eh, costruirmi una, una, certa, uh, una certa calma interiore, ma dal punto di vista pratico era per me molto difficile fare qualsiasi cosa. Appunto, non potevo neanche andare in banca, in posta o, uh, o che so io uh, a prendere una bibita in un, in un bar, e, e, e per mesi è, è stato così. Per cui, io non, quello che ho sempre detto è. Non, non lo voglio vedere né falso né vero, eh, né da benedizione, né da guarigione né da altro tipo di eh, circostanza, e, e per cui allora, eh, ma quanti mi... altri della resistenza come me eh, non avevano il Green Pass? Io ne ho visti tanti che giravano con Robi Green Pass in mano. Ah, oh, ma ci sono anche certi che eh, non hanno mai fatto una manifestazione eh, e non si sono mai visti in piazza per due anni e poi sono diventati improvvisamente si sono intestati battaglie che non hanno mai combattuto e sono diventati leader politici della resistenza. Beh, eh, beati loro! No? Come si suol dire se, eh, se riesci a. Anche a presentarti in questo modo un po' così spudorato vuol dire che eh, perlomeno sei così una persona che eh, non teme le figuracce. Ecco. Eh, però, eh, per quanto mi riguarda, eh, avendo fatto questa scelta immediata, eh, la mia valutazione è stata questa: per averlo eh, vero o averlo falso è la stessa cosa. E io mi sono sempre tenuto alla larga, per cui non ti so veramente dare una percezione, non ho una percezione di quello che possa essere il, um, la percentuale, il, uh, il sottobosco delle. Eh, delle comunicazioni più o vero, più o meno false rispetto a io ho, ho sempre veramente, mi sono sempre tenuto alla larga ho sempre reputato il lascia passare un qualcosa di estraneo totalmente al mio modo di essere anche di disgustoso per cui eh, è molto difficile per me rispondere a questa domanda Sto, dico però un'altra cosa tantissime persone sono state costrette purtroppo a farselo vero cioè da benedizione e per poter lavorare, per poter mantenere eh, la propria famiglia e per poter comunque continuare a sopravvivere. Questo è eh, una violenza psicologica, fisica, una, uno stato di violenza privata incredibile in cui sono state costrette moltissime persone in questo paese, milioni di persone in questo paese e credo che eh, questo è anche successo perché purtroppo... Eh, Essendo che le persone sono state anche colte un po' impreparate no, da questo tsunami che gli è stato eh, schiantato addosso e non, è, non essendoci stata una, purtroppo una rete sociale comunitaria così eh, capillare, e anche così efficiente da poter garantire a, perlomeno alla maggioranza di queste persone che non volevano farselo ma che sono state costrette per lavorare eh, una, un, uno, una sussistenza immediata perlomeno, Beh, questi anche presi dal panico e dal terrore, eh, oddio, mh, questa cosa sarà per sempre, non riuscirò a, a far fronte alla, al mantenimento, al sostentamento della mia famiglia, ecco, sono costretto a, 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 sommi, a, 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 a sottomettermi, diciamo così, eh, a una somministrazione che mai avrei voluto fare. Beh, queste persone dovrebbero essere comunque... Risarcite come dovrebbero essere risarcite sempre che si possa risarcire una violenza di questo tipo, ma dovrebbe essere portata all'attenzione dell'opinione pubblica le storie di ogni persona, le storie di, di gente che veramente è stata costretta a, a subire una violenza, altri che invece hanno resistito fino all'ultimo e non l'hanno subita e oggi si vedono comunque eh, a volte anche. Sottoposti a, a pressioni e così, a discriminazioni latenti comunque anche nei posti di lavoro perché i colleghi comunque ti giudicano un tipo strano, uno che ha cercato di farla franca, uno che mh, non sta alle regole. Insomma, il, il conflitto civile a bassa intensità provocato da questo tipo di... Tentativo di reggimentare la popolazione di mettere una parte contro l'altra, continua, non è finito lo scorso anno, purtroppo continua sotto forme magari un po' più soft, però c'è ancora anche per questo, secondo me, servirebbe una resistenza, permettetemi di usare questo termine, un po' più coerente ogni tanto. Cioè se io bevo due tre bottiglie di whisky al giorno e poi faccio a te a Cosimo eh, la morale sul fatto che dobbiate rimanere il più possibile sobri perché l'alcol fa male e bisogna cercare di evitarlo il più possibile e mentre ve lo dico mi sto facendo un whisky e, e forse voi potete anche dirmi ma questo a chi lo vuole raccontare e purtroppo siamo anche Essendo molto vasto, ampio e disomogeneo, diciamo così, il mondo della resistenza, si sono anche presentati personaggi di questo tipo. L'importante è saperli riconoscere e poi eh, non ti curare di loro, ma guarda e passa. E cercarsi magari una serie di riferimenti il più possibile collegiali, collettivi e non eh, eh, centrati sulla figura de del capo carismatico, ecco che possono invece suscitare una fiducia comprovata, non certamente una, eh, una fiducia che poi in qualche modo viene meno e, e lascia tutti disillusi. Passiamo Paolo e Cosimo alla situazione del turismo in Trentino. Cambiamo completamente argomento, però... Capiamo perfettamente adesso a cosa è servita tutta la bagarre dell'orso. Vi mostro l'articolo, ovviamente loro danno la colpa a quello che è successo, ma così poi, come vedremo dopo, non è perché c'è anche la notizia che dice che, lo, che il runner probabilmente, anzi, molto probabilmente, non è stato assolutamente ammazzato dall'orso. Ma cosa accade? gli orsi mettono in fuga i turisti in Trentino Alto Adige alla fine degli anni 90 quando iniziò la ripopolazione la presenza di plantigradi era un richiamo un'attrazione dopo l'aggressione costata alla vita di Andrea Paprio scorso 5 aprile c'è il forte rischio di ottenere l'effetto opposto allora questa è una fake news clamorosa perché non è che i turisti si allontanino per la paura degli orsi moltissimi sono rimasti sconvolti da come è stata gestita questa situazione e adesso viene anche fuori Paolo, anzi Cosimo, partiamo prima da te, che molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, il runner è morto per altri motivi che non vogliamo andare a indagare, ma ovviamente possono essere abbastanza capibili e plausibili. Cosa ne pensi tu, Cosimo, di questo autorazzismo che continuiamo a farci? Eh, allora, il, quella notizia che tu dici del runner l'ho sentita pure io, purtroppo non abbiamo le prove ora di questo. Eh, quindi eh, eh, lasciamo un po' così, in effetti no, non approfondiamo. Eh, niente, vabbè, se, se il discorso dell'abbattimento del turismo anche in Trentino mira ulteriormente a distruggere la nostra economia, ci potrebbe pure stare che magari eh, scatenano tutto questo, ma fa parte di tutto quel discorso che raccontiamo da anni della distruzione. Eh, creativa ricordo sempre la frase di quel punto del club dei 30 l'istruzione creativa di tutte le piccole e medie imprese italiane e di tutti gli asset strategici eh, quindi siamo in, in continua perfetta linea anche noi poi ad autodistruggerci no perché poi dire, noi nel senso eh, di chi opera come governanti no? i nostri governanti sembra c'è cioè, che proprio seguono c'è cioè, per file e per segno cioè queste, eh, queste direttive, cioè poi anche magari a volte anche inconsapevolmente, no? non sanno che portando avanti queste informazioni, queste notizie, allargandole, facendole diventare notizie nazionali, anzi eh, sovranazionali, cioè distruggiamo poi magari un, un possibile turismo, perché la gente magari si può allontanare anche da quel turismo ambientale di montagna. E ci, quindi ci autodistruggiamo, come in questo caso, così in tutti gli altri casi. E dobbiamo necessariamente cambiare rotta. Ripeto, questo paese bisognerebbe rivoltarlo come un calzino, cioè da, tu, da tutti i punti di vista. E, e stanno accadendo tutte quelle cose che abbiamo sempre denunciato, anche il discorso che abbiamo parlato ultimamente nelle città. Le città, come dire, a 15 minuti, cioè, ora a Roma sta succedendo un putiferio. Perché quel... Vai Cosimo! Spiega bene spiega bene perché ancora non ha sentito cioè, allora, ultima, vedi, novità. A... ultima novità: le, le città a 15 minuti, cioè, le città bisogna viverle così, senza mezzi, no? Cioè, quindi andare a piedi in 15 minuti da una parte all'altra e quindi in, in visione dell'agenda dell 2030 sempre secondo quel falso ambientalismo che vogliono creare come dire, le città internamente le, le vivranno solamente coloro che possono viverle chi ci abita? I ricconi i ricconi che abitano nelle ZTL come si dice ma queste ZTL non bastavano più devono allargare come stanno facendo a Roma secondo quella ci, eh, quasi, eh, che prende quasi tutto il raccordo anulare Zona verde ciò significa che se qualcuno ha una macchina se non erro euro 4 non potrà più circolare dentro quasi tutta Roma. Quindi, qualcuno che ha una macchina euro 4 e non ha la possibilità di potersi comprare una nuova macchina, che fa andare a piedi, non può camminare, non potrà lavorare, dovrà pagare le multe perché voglio dire entrare in quella zona significa prendere multe, cioè cose folli dove. Migliaia, cioè, non lo so, o milioni forse di, di abitanti proprio romani non potranno più vivere la loro città perché poi dall'altra parte ci stanno, come dire, ehm, anche il discorso che i mezzi pubblici non funzionano. Ecco tutto questo: Roma, Milano, si riempiono, riempiono di migranti le città e noi non possiamo più andarci. Ecco, In pratica, sono strapiene di migranti dove quelle zone lì tu non ci puoi andare manco a piedi, sinceramente. Perché sono lasciate oramai al degrado totale e vediamo tra i due esempi sia Roma che Milano. Eh, però i normali cittadini, i romani, eh, gente che lavora dalla mattina alla sera, in questo caso che paga anche le tasse, non potrà vivere la propria città con un'economia che continuerà ad autodistruggersi, cioè distruggersi totalmente. Cioè, ecco, ragazzi, diamoci una svegliata. Vabbè, noi ce la siamo data però stiamo anche in attesa che accada qualche cosa che avvenga anche nella geopolitica internazionale e di queste cose ne ho scritte tante, quindi eh, i globalisti con la perdita del dollaro e del petrodollaro stanno a, a parer mio alla frutta, quindi un po' di anni, temporeggiamo, manteniamo la resistenza e, e dovremo essere pronti poi a creare, come dire, quella società, pronta, che riesca a costruire quel nuovo mondo che arriverà. Io credo che comunque in altre, altri due anni di sofferenza dura li dovremmo passare. Eh? Io non dico che Ma ah, Guarda, se, se vivi in città, perché se vivi in campagna... Oh, ah, lì, da quel punto di vista Italia. sì, tranquillamente. Sì, sì, sono convinto oh, anche io. Però, come dire, c è c è non molleranno. in campo, vado... Cioè, la sul laghetto qua vicino cioè. stai, stai aprendo oh, una, un altro scenario un altro terreno quando dico sempre racconto no sai su su ti devi preparare devi conoscere il tuo nemico il tuo avversario devi conoscere te in funzione di questo come mi sono preparato anni addietro in questi anni mi sto preparando anche a quell'autonomia autogestione personale quindi come hai detto tu e come consiglio a chi mi chiama e ti, non ti nascondo mi stanno arrivando tante mail e tanti messaggi cercate di trovare un bel terreno e di rendervi autonomi un terreno possibilmente che abbia una fonte d'acqua che magari vi ha organizzate anche con dei pannelli solari per l'energia elettrica e che poi vedete voi che cosa potete fare poi magari non lo utilizzerete per quel fine va bene, che ben venga, finisce tutto prima ma intanto siete pronti siete pronti al limite se vi volete andare a coltivare un po' di, eh, di ortaggi per dire la domenica e magari farete una cosa molto più piacevole. Chiaro? Quindi allora, prepariamo: Due galline, e un po' di orto. Quindi, questo significa prepararsi, prepararsi a quello che fa il nostro avversario. Se tu sei pronto a tutto, non hai paura di nulla. Ma più che prepararsi, Andrei avanti in questa direzione sempre e comunque fregandomene bellamente tutto quello che accade nei giornali, nei mass media o nelle città. Ovviamente non tutti possono cambiare casa, però in effetti c'è da dire che chi abita in città è molto... Sì, più ma, ma non tutti possono cambiare casa. Però, ad esempio, se sei preparato culturalmente, non cadi, ad esempio, nell'inganno per dire del mutuo, no? Cioè, io da ragazzo sapevo che il mutuo era... Una cosa che ti, ci avrebbe fottuto, no? E come dire, mentalmente, fisicamente, spiritualmente, comprai un rudere e me lo sono finito e rifinito tutto con le mani mie. Quando parliamo di talenti, ecco un'altra cosa che cerco di spiegare: lo sviluppo dei nostri talenti. Noi tutti abbiamo dei talenti che magari pensiamo di non avere, ma vai, ci lavori oggi, ci lavori domani. E capisci che ognuno, di noi, si capisce che ognuno di noi ha un talento da poter sviluppare anche nel lavoro manuale, nel lavoro pratico, nel lavoro artigianale, dove tutti noi potremmo essere in grado di farci dei lavori e, e costruire le cose che magari ci servono. Il talento tant'è vero che era anche una moneta, cioè quello, quella è la vera ricchezza che possediamo in noi. C'è cioè, il talento sia manuale, il talento in, dell'intelletto e della capacità creativa che in parte ci hanno fatto spegnere, perché l'alienazione dell'uomo che ti ha portato a mettere solo un bullone di una macchina per otto ore al giorno, quella cosa non è naturale. Cazzo, ogni tanto lo dico, quello non è naturale, è chiaro perché aliena l'uomo, ma ogni uomo è in grado di saper fare delle cose. Ecco, ognuno nelle proprie consapevolezze, nelle proprie peculiarità. Poi non sai fare una cosa. Vai oggi, vai domani, ti documenti, chiedi a un amico, ci stanno tante, tanti, tutorial oggi, sfruttiamolo per questo anche eh, per dire YouTube. Ecco no? tutorial. Guarda qua, Cosimo, 1980: nel 2023 le macchine voleranno. 2023: Chat GPT, come si fa la pasta al sugo? Ecco, ho capito. Ecco, eccola, eccola qua, vai Paolo. Beh, ma eh, siamo davvero in un grande cortocircuito proprio psicologico, perché guardate, i turisti hanno paura degli orsi in, in Trentino Alto Adige, ma quegli stessi turisti che hanno paura degli orsi in Trentino Alto Adige ci sono fatti siringare tre volte con una sostanza che, ripeto, non si può estrarre, e che ha, così diciamo, dato prova, dato pessima prova di sé per usare un eufemismo. Quante possibilità ci sono oggi di essere eh, ucciso da un cancro e quante possibilità ci sono di essere ucciso da un orso imbizzarrito, infuriato, infastidito? Ecco, io penso che dobbiamo porci questa domanda, perché siamo in, in un paese in cui nell'ultimo anno sono stati eh, riscontrati... 14.000 casi di cancro in più rispetto all'anno precedente. E la, la fetta di popolazione coinvolta, diciamo così, non è propriamente vetusta dal punto di vista anagrafico. Questo perché? Perché questo aumento repentino? Perché questo aumento costante? Perché siamo arrivati al punto in cui eh, abbiamo già la certezza che entro il 2050 più o meno ma forse anche prima, un uomo, un essere umano di sesso maschile su due e eh, mi sembra due donne 2,5 donne su 5, ecco, un, o due donne su 5, comunque un uomo su due, eh, avrà avuto a che fare durante la sua vita con il cancro. E voi pensate che un uomo su due avrà avuto a che fare mh, nella sua vita da qui a qualche anno con un orso? Credo proprio di no. Eppure la vulgata qual è abbiate paura dell'orso capisco vivessimo nel, nell'isola nella penisola di Kodiak do, do dove gli orsi sono orsi. no ma capite il, il grande cortocircuito volutamente eh, instillato nella popolazione e eh, poi tra l'altro le ultime notizie sono abbastanza eh, così eh, in contraddizione con quelle che sono state pubblicate precedentemente rispetto a questo eh, tragico episodio, perché comunque è, è, questo ragazzo non c'è più e una morte è, è, una, è sempre una cosa tremenda, poi in giovane età, sicuramente in circostanze orribili, ma viene, si viene a sapere che eh, la principale imputata, chiamiamola così, eh, della, di questa aggressione eh, non c'entra niente. Questa orsa tra l'altro è stata rinchiusa e lei non sa perché, perché gli orsi come tutti gli animali non è che hanno eh, il senso di colpa, eh, il, non, non, il senso di redenzione, di perdono, eh, amore, odio, cioè gli orsi pensano a mangiare, a riprodursi, a respingere le potenziali minacce e basta, non hanno il senso di colpa. L'orso, nel momento in cui protegge i suoi cuccioli e eh, eh, allontana una minaccia anche con le maniere forti, non si sente in colpa per averlo fatto, anzi, cioè, crede di aver fatto bene per la propria prole e per la sopravvivenza della, de, della specie, la continuità della specie. Per cui, quest'orsa rinchiusa, maltrattata, passibile di essere addirittura soppressa insieme ad altri 50 della sua specie, non si sa bene per che motivo. E poi si viene a sapere che non è stata Manco Lei. Ma ripeto, ci troviamo di fronte a un caso limite aneddotico. Io penso che sia stato l'unico caso in Italia negli ultimi, non so, 50 più anni, questo di aggressione. Sempre che sia stato l'orso, ma, ma comunque. C'è cioè ma... un fotoide totale. Cioè cioè... Hanno, hanno piantato sto casino per poi creare tutti i litigi, la divisione totale, fare in modo che tanti turisti non vadano più in Trentino, perché poi c'è una sensibilità animalista molto forte in questo periodo in tutto il mondo, principalmente ovviamente in Europa, cioè insomma, è stato sfruttato bene, adesso infatti la provincia di Trento va avanti, dicendo che è stato l'orso cioè, io penso che questa povera vedere. madre, di questo povero ragazzo, che avrà due coglioni enormi di sentire tutte queste storie cioè, e avere un minimo di chiarezza cioè, ma poi avere una chiarezza su una morte, ormai nel 2023 non si può più, è quello no. il discorso quello che abbiamo già fatto, no? Quindi, sai, le autopsie, sì, quali autopsie, fatte da chi e come? Faccio proprio però anche il discorso paradossale, il paradosso estremo, anche nel caso in cui fosse veramente stato l'orso e addirittura dico di più, persino l'orso ingiustamente accusato di, questo, di questa aggressione, ma saremmo comunque di fronte a un fatto totalmente aneddotico. Che ha una specificità per una persona su 65 milioni, 60 milioni quanti siamo in Italia, mentre invece ci troviamo di fronte a una strage di vario tipo che coinvolge decine e decine di migliaia di persone, su cui non è stato, a cui non è stato dedicato neanche un rigo di giornali. Se è stato detto che queste persone morte per malattia iatrogena o per effetto diretto, eh, della, della benedizione chiamiamola così, così in modo da non farci chiudere il canale youtube eh, sono persone che no, non sono mh, la, che la, loro, la cui morte non è correlata a quello che l'ha provocata realmente cioè qui si, si va veramente a eh, rovesciare la realtà di 180 gradi e si pone un fatto aneddotico come se fosse la norma per cui mo ora tutti dobbiamo avere paura dell'orso e invece ci, di, ci viene detto che la causa principale di tante morti in Italia, e non solo in Italia, che sono avvenute nell'ultimo anno, basta guardare le statistiche eh, sui decessi, eccetera, eccetera, beh non è quella, è un'altra, è lo stress, eh, l'abuso di pizza, il caldo, il freddo, il sale in eccesso nei cibi, eh, eccetera, il pisolino, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui si arriva a raccontarci esattamente l'opposto, naturalmente per i fini che tutti sappiamo, ma dico ancora di più, eh, ci dicono queste cose della, de, della città in 15 minuti, non dobbiamo inquinare, c'è troppo inquinamento, ok, non inquiniamo, ma eh, i, pro, i proiettili all'uranio impoverito non inquinano, cioè sono arrivati al punto di dirci che i proiettili all'uranio impoverito non fanno poi così male, c'è scritto sui giornali non me lo sto inventando. E guarda caso non fanno male perché li utilizza la nato li utilizzassero i russi farebbe, farebbero molto male ma addirittura andarci a dire che l'automobile in centro città può provocare inquinamento dunque malattie eccetera e però i proiettili all'uranio impoverito no quelli no quelli è, è tutto da provare se fanno male È l'aumento esponenziale di casi di tumore del sangue negli ex militari che sono stati a contatto con i proiettili all'uranio impoverito in Jugoslavia negli anni 90 e cosa l'ha provocata? La, la panda che inquina? Vai Cosimo. Eh, Riccardo, volevo aggiungere una cosa: metaforicamente, l'orso, se riflettiamo bene, cosa rappresenta? Forse per caso, a pensare male, no? Si la dice, va peccato. Ma non è che rappresenta per dire l'orso della Siberia, la Russia, eh? Cioè guarda caso, perché proprio l'orso hanno dovuto utilizzare come immagine? Dobbiamo aver paura eh, forse inconsciamente di quel paese lì? Perché queste cose anche bisogna pensarle a volte. Eh? qua poi magari rischiamo di cadere, come dicono veramente magari nel complottismo, però a me l'orso io conoscendo la, la profezia di Fatima che la cristianità sarebbe stata salvata grazie all'orso della Siberia beh, l'orso della Siberia mi rappresenta la Russia no? quindi valutiamole anche queste, queste cose qua poi per ritornare alla morte no, del nostro runner cioè io dico no? ho letto l'altro giorno un articolo che sanno come è morto un uomo di 4000 anni fa 2000 anni avanti Cristo sanno tutto, sanno sanno come sono morti i faraoni con le, le mummie, hanno ritrovato riescono a fare indagini spettacolari e oggi non riescono più a capire come muoiono tutte queste persone morte improvvise, cioè è veramente un assurdo <ride> cioè, quindi vediamo dove la realtà ci ha portato, cioè questa falsa realtà che ci hanno manifestato davanti agli occhi e lasciarsi ingannare da queste cose basta farsi delle minime domande per capire che c'è un inganno dietro credo poi, eh, non tutti oramai hanno questa Capacità di discernimento delle informazioni che ci, ci giungono, morti Guarda che sono. Appena uscita, fresca di stampa. Ora anche Può? i Cuffariani temono le scie chimiche. Ecco l'interrogazione dell'ARS. Ah. Un'interrogazione del presidente della regione, Renato Schifani, all'assessore al territorio e ambiente, Elena Pagana: Perché redistruire di un dialogo con il ministero dell'ambiente e con l'ISPRA al fine di individuare delle metodologie di stima sulle pressioni esercitate dalle emissioni degli aerei lasciate sui nostri cieli. Guarda, è arrivato, è arrivato open a dire che è tutta una bufala questa interrogazione. Ecco, eh, eh. il problema Così. di queste scie chimiche effettivamente non si sa, di anche i più esperti, da Marciano, anche gli altri, ho seguito altri pure, non si sa di preciso chi è che ci sta dietro queste scie chimiche. Sai, ci fu quella, quel permesso là di Berlusconi che si dice, ma non era nello specifico dello, dello, dello spruzzare queste scie chimiche. Sicuramente la battaglia, la guerra ambientale c'è e le scie chimiche fanno parte di questo. Sicuramente è una guerra climatica che evita, come dire, eh, di far piovere. Quindi il, la guerra del futuro e del presente già è la guerra dell'acqua. Poi... C'era anche la teoria, che riportai anche mio, nel mio libro, eh, nel mio secondo romanzo, La caduta dell'ultimo impero, che si è collegata al discorso del progetto ARP. Però, sai, un po' tutte ipotesi che non abbiamo delle certezze. Sta di fatto che l'unica certezza che abbiamo è che le vediamo giocare a trisse sopra le nostre teste. Cioè, queste cose. I cieli celesti non li vediamo più. Quelle nuvole belle che vedevamo da, da ragazzi non le vediamo più. Vediamo sempre un cielo offuscato con queste nubi, cioè effettivamente c'è e ci ma sono... Quanto ti cambia a livello spirituale, Cosmo, vedere un bel cielo con un bel colore azzurro o vedere eh. questo color vitro grigiastro Quanto ti cambia a livello psicologico? Ma cambia psicologico, moltissimo ma... a livello psicologico e a livello spirituale, perché vuoi o non vuoi la luce del sole diretta che ti penetra dentro l'anima quando tu stai in una bella giornata di sole, cambia sicuramente tutto, energie... Che arrivano con una certa purezza, anche da un punto di vista spirituale, che in quel caso non ti arrivano, ecco quindi per me la battaglia, ripeto, parte sempre da quei piani spirituali, ha origini, sempre da quello, e poi la manifestano su tutti gli altri piani, però Perfetto. è così. Paolo, Paolo. un documento. Sì, eh, sicuramente quello che ha detto Cosmo è più che condivisibile. No? Eh, lo sappiamo da, da tempo, purtroppo, che stanno anche cercando di manipolare i cieli, manipolare le nostre coscienze, anche attraverso eh, il tentativo di deprimere, deprimere le, le popolazioni e di, e di fare delle, costruire una, una serie di, di persone che non hanno un, un rapporto sano con, con la natura e, e anche con... Eh, con tutto quello che è espressione della natura, cieli compresi. E, e poi naturalmente eh, cosa fanno? Eh, cercano di distruggere la, la qualità della vita delle persone attraverso tutta una serie di eh, imposizioni che vanno a peggiorare gli, gli standard di vita e che vanno a, a inficiare pesantemente su quelle che sono le abitudini eh, consolidate e vanno a snaturarle appunto. E la stessa questione, naturalmente, dell'orso, è comunque una, eh, un tentativo appunto di modificare il rapporto uomo-natura e di eh, rendere, diciamo così, eh, separare ecco, l'uomo dal, dalla sua dimensione eh, di animale sociale, ecco, che si rapporta anche con, con quella che è la natura, e, e non, non una, un essere umano invece ormai disumanizzato e completamente tecnologizzato e digitalizzato, per cui ecco che, arriva, che torna a essere instillata la, la folle paura del, eh, degli animali feroci, come se, fossimo, come se vivessimo in un, in un paesaggio popolato da belve feroci eh, pronte a, a dilagnarci ogni volta che usciamo di casa. Non è così, non è assolutamente così, anzi... Il contatto con gli animali purtroppo è, è venuto completamente meno. Noi abbiamo contatti quasi solo con eh, strumenti digitali, tecnologici, che hanno eh, cambiato la percezione del sé e la percezione del nostro rapporto, figuriamoci con, con i propri simili, figuriamoci con, con gli animali e la natura. Ma gli stessi animali sono stati snaturati o sono stati... Eh, o, o vengono considerati oggi così, eh, quasi degli esseri umani, cioè vengono trattati come dei. Eh, quello che non sono. Ecco, vediamo addirittura eh, animali depressi, animali domestici depressi perché vivono. Abbiamo visto le crocchette li... legali. Eh, sì, sì, già le crocchette non dovrebbero essere date agli agli animali domestici, dovrebbe essere data un'alimentazione più confacente a quello che è il loro organismo, ma crocchette vegane, cappottini, brioche, no? anche, anche brioche ai cani. Poi ci, anche l'alcol per E poi ci, ci si lamenta del fatto che il cane si rivolti al proprietario e gli stacchi una mano a morsi, e per forza, eh. se, gli, se gli dai le brioche, il cane eh, si sente perlomeno depresso. Ecco. E... Paolo? Questo è, è veramente lì. Capiamo argomento perché siamo, siamo, siamo lunghissimi, siamo in chiusura. La conosci Maria Lova Belova? Di nome, certamente. È stata, eh, diciamo, processata in, per direttissima insieme a Putin. Quindi, se viene in Europa, viene arrestata per dei presunti crimini su dei bambini, cosa che ovviamente è totalmente inventata. Bene o male, è stato montato un caso puoi spiegare un attimo tu Paolo e poi io mi chiederei dove, dove in, quali, in quali grinfie finiscono veramente i, i bambini eh, che sono eh, interessati da uno scenario di guerra che appunto modifica le loro abitudini e li costringe in qualche modo a dover a dover scappare a dover essere anche diciamo così trafugati ecco in quali grinfie finiscono di sicuro non in quelle della eh, de, 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 Della Lvova Belova, ecco, no, finiscono molte volte nelle grinfie di pedofili occidentali, ricchi, Bravissimo. persone Bravissimo. che hanno una, una capacità di spesa notevole e che hanno, e godono anche di protezioni molto importanti che li mettono al riparo dalle loro, dalle loro aberrazioni. E per cui questa persona è stata, eh, è stata accusata naturalmente per coprire quelle che sono le, eh, le reali responsabilità e le reali finalità di questo traffico di bambini che in ogni guerra, purtroppo, e soprattutto nelle guerre postmoderne, con le abitudini post-moderne che vanno consolidandosi nell'elite, ecco, accadono. Beh, alle 19 questa sera avremo l'intervista esclusiva che ha fatto Giorgio Bianchi proprio alla Dvova Velova, qui su 100 giorni da Leoni, quindi questa sera... Non mancate perché vedremo proprio cosa dirà lei in merito a tutto quello che sta accadendo. Cosimo, chiudiamo in bellezza con te. Non riusciranno mai a sconfiggerci. Allora, eh, ripeto, per quanto mi riguarda eh, noi la battaglia l'abbiamo già vinta, quindi non riusciranno sicuramente a sconfiggerci se noi portiamo questa battaglia, come dico sempre, soprattutto sul piano spirituale, perché se no sul piano solo esclusamente materiale non riesce a vedere oltre e sembra solamente persa. Quindi, da questo punto di vista, eh, lo dico sempre. Mi fa piacere che tu me lo faccia ribadire: la forza è in noi, portiamola avanti. Abbiamo tutta l'energia per poter creare già da domani il mondo che vogliamo vedere davanti ai nostri occhi, con le nostre azioni quotidiane. Muoviamoci e cerchiamo di volerlo. Voglio chiudere anche però per ricordare quello che stavi dicendo prima, anche Paolo. Effettivamente, cioè, è stata accusata. Per preso questi bambini chissà che cosa vogliono fare. No, questi bambini ora, a parer mio, sono abbastanza difesi, mentre prima potevano finire veramente in quei circoli, come stava dicendo bene Paolo, della pedofilia e non solo. E ricordiamoci che tantissimi bambini in tutto il mondo vengono rapiti e vanno a finire in quei circoli del, degli organi, come quei circoli clandestini della vendita di organi, che è una cosa veramente gravissima per non dire peggio da un punto di vista spirituale, se ne vogliamo veramente satanico. E poi fanno cose orrende eh, eh, con l'adenocromo, eh, non mi ricordo nemmeno il termine. L'adenocromo. Eh, l'adenocromo, bravissimo. L'adenocromo fanno cose veramente diaboliche, con tantissimi bambini che spariscono in tutto il mondo. L'altra sera guardavo un documentario sul mostro di Firenze, non quello che commenta tra di noi, non è lui, però dicevano che prima di tanti omicidi ritrovavano alcune eh, raffigurazioni esoteriche con delle, con delle pietre, insomma era tutto praticamente una specie di attività sessuale, demoniaca, poi per carità, sai, la magistratura non ha mai fatto quello che doveva fare. Però la, si capisce bene che c'è una certa elite che fanno queste cose, fanno questi festini a base di. Cioè, è, è terribile. Pensare. È terribile, Riccardo. È terribile. è terribile. E questa è la cultura della morte che loro divulgano, di cui poi c'è di mezzo anche tutta la cultura abortista e la cultura che stanno portando oggi, come dire, del fine vita. Ok? Cioè, quindi la cultura veramente della morte con. Uh, tu arrivi a un certo punto, non sei più produttivo, è inutile che vivi, ti portiamo noi verso la fine della vita con delle strumentazioni e regolamentiamo tutto questo per legge. Lo diceva già Atali nel suo libro eh, scritto negli anni Ottanta. Quindi, cose tremende stanno preparando la gente a far accettare queste cose come se fosse una cosa naturale, no? Quindi, arrivare a quell'eutanasia voluta e ricercata da chi è proprio è arrivato. Quando abbiamo messo quel video e ci hanno bloccato subito la puntata. Allora, Cosimo. siamo qui zitti, casomai ci bloccano pure oggi. Cosimo, grazie mille. Paolo, un ultimo commento al volo, prendiamo in chiusura. Grazie a voi. Sì, oggi è una, una notizia che volevo dare. Il giorno della vittoria in Russia. Si celebra la, la, la grande vittoria del 1945 contro il nazismo e mi auguro che eh, questo, questa importante ricorrenza possa essere... Così anche augurio di eh, una, una svolta nella, nella conduzione di, di, di questa guerra che possa portare il più possibile, il prima possibile eh, a una risoluzione del conflitto che passi per la salvaguardia delle vite umane e passi anche per la salvaguardia della volontà di tante persone che eh, in Ucraina non vogliono transitare per, per la NATO ecco, e vogliono rimanere indipendenti e vogliono rimanere. Accanto a quella che è stata definita la loro, la loro patria di elezione. Ecco. Paolo, grazie mille. Grazie mille anche a te, Cosmo. Ci vediamo questa sera alle 19 con Giorgio. Un Leone. abbraccio a tutti. Ciao, Leoni. non vuoi venire con me posso portarti via nel tempo verso altri mondi che non sai strappa il mantello che mi cancella io sono bella la compagna per te lui dice donna nelle tue ombre nel tuo castello io ti conosco quasi da sempre e non c'è sangue dentro di te Non voglio entrare alla tua corte Nel tuo giardino degli eroi Decideranno l'Aquila al Falco Tu puoi falciarmi Ma non ti amerò mai Sta volando l'Aquila al Falco Viene il vento sempre più su Ora in alto, vola più in alto fianco, fianco sempre